C'è grande attesa nell'ambiente del tifo rossonero per le comunicazioni che il presidente dimissionario Citarella ha in serbo per questa sera, quando al comune di Nocera Inferiore incontrerà tra gli altri i sindaci delle due Nocera, molti consiglieri comunali, imprenditori, alcuni dei quali già in passato vicino alle sorti della squadra e ovviamente i supporters rossoneri. Il nodo è tutto economico. Le società di famiglia non navigano in buone acque. Il presidente si aspetta una mano dal territorio, in tutte le sue accezioni, dalle istituzioni ai privati. Per l'iscrizione al campionato servono 637.000 euro, 37.000 da inoltrare via assegno circolare direttamente alla Lega, i restanti 600.000 sotto forma di fideiussione bancaria. Ma poi altri soldi servono, quelli per mettere sulla squadra. Non è chiaro in che misura la famiglia Citarella possa e voglia investire per il prossimo campionato. La partita, che si gioca su molti campi, è complessa. Nel campo che vede contrapposti società rossonera e il comune, la prima figura come creditrice del secondo. 3 anni fa, Citarella anticipò poco meno di 300.000 euro per adeguare lo stadio San Francesco agli standard della Serie B. Dal comune oggi si aspetta la restituzione di quella cifra, cifra che tuttavia si è dimezzata nel tempo, sottraendo ad essa i canoni dovuti dalla società all'ente per l'utilizzo dell'impianto. Da Palazzo di Città spiegano che la Nocerina non è l'unica realtà a vantare crediti dal comune e che sono molti fornitori in attesa di pagamento e che per rispettare il diritto di ciascuno è stato definito un piano di rientro e che sarà esso a definire tempi e modi per la restituzione dell'anticipo, restituzione che non potrà avvenire comunque in un'unica soluzione. Lo stesso dicasi per gli imprenditori convocati, potranno certamente dare una mano, ma nei limiti imposti loro dalla difficile contingenza economica in atto. Nel frattempo si assiste ad una vera e propria migrazione di atleti, molti seguiranno Auteria Latina. In via di definizione il passaggio di Negro, Bruno e forse Corapi. Felice Evacuo prende la strada che va a Benevento, dei Liguori in procinto di accasarsi con il Frosinone. Un discorso tutto a parte merita il portiere De Lucia. Sui giornali di oggi vengono riportate le molte illazioni che circolano in città, determinate dalle voci di un suo trasferimento a Latina, via Livorno. Illazioni legate all'errore fatale di De Lucia commesso nella semifinale playoff.